L'Università di Sassari si prepara alla Notte Europea dei Ricercatori in adesione al progetto Sharper sostenuto dalla Commissione Europea e che coinvolge 14 città italiane. La giornata centrale è in programma venerdì 29 settembre, quando il quadrilatero di Viale Mancini ospiterà laboratori interattivi dedicati alla chimica, alle biotecnologie, all'intelligenza artificiale, ma anche dibattiti e mostre. E se si parla di ricerca, in questo momento i riflettori della comunità scientifica sono tutti puntati sull'Einstein Telescope. Infatti il rettore Gavino Mariotti, insieme a Marica Branchesi, ordinaria di astrofisica al Gran Sasso Science Institute, nel pomeriggio del 29 sarà ospite in diretta streaming del sindaco di Lula, Mario Calia, per parlare dell'importanza della candidatura della miniera di Sozenatos come sito ideale per ospitare il rilevatore di onde gravitazionali, un progetto da 6 miliardi di euro con quasi 40.000 posti di lavoro in ballo. Lula è un comune delle zone interne e quindi come Ateneo abbiamo deciso di stare vicino all'amministrazione comunale trasferendo le nostre attività e le nostre iniziative collegate ovviamente a quella principale che certamente è Einstein Telescope. È un Ateneo aperto, è un Ateneo che è della Sardegna. Speriamo che comunque che vinceremo la battaglia con i concorrenti. Altro che piano di rinascita, qui parleremo proprio di una vera e propria rivoluzione copernicana dove, senza stravolgere l'ambiente, eccetera, questo progetto non solo ci farà crescere davvero nel sapere, ma ci farà crescere anche a livello sociale, economico e culturale. Alla presentazione della manifestazione nell'Aula Magna dell'Ateneo ha partecipato anche l'assessore regionale alla sanità Carlo Doria, che ha sottolineato come la Sardegna non debba vivere solo di turismo e zootecnia, ma possa confidare anche sulla ricerca come fonte di sviluppo. La Notte Europea dei Ricercatori sarà incorniciata a partire dal 25 settembre e fino al 30 da una serie di eventi, incontri tematici, sfide e spettacoli in programma non solo a Sassari, ma anche ad Alghero e Carbonia.